Tutto pronto. Tra circa 13 secondi il ladrone dovrebbe arrivare. Ok, adesso, beh, aspettiamolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E dovrebbe arrivare proprio adesso. Strano, doveva essere tutto calcolato. Ah, Professore, eccolo. eccomi. Bene, bene, bene. Buongiorno, Ok, eccomi, sali, sali bentornato. in macchina. Aspetta, ti devo far vedere una cosa, Sì, aspetta, dimmi, prima dimmi, di dimmi. salire È là. vero, la pozione, la Allora, la pozione. ritrovo. Sì, fammi Aspetta che vedere. sto cercando le Sì, fammi pasta. vedere. Eccola Sì, qua, sì, guarda, ho la pozione, sì, vedi? sì, 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 sì. È bellissima, grande ladrone. Come sempre sei molto bravo come assistente. Ora sali, sali in Grazie. macchina. Beh, andiamo, vai, la moto la lascio qua. Sì, sali, sali. Ok, andiamo, andiamo, ladrone. Allora, ti spiego un po' il piano. Vabbè, non si preoccupi, vabbè. Può capitare, basta adesso trova un modo Sì, lo troverò tanto per come ho detto ritornare. prima, è tutto calcolato, lo troverò un modo. E di qua dovrebbe esserci un modo per salire. Vabbè, tanto per fortuna questa macchina era acquatica. In così abbiamo. Aspetta, ma vedo che ci sono dei poliziotti, ma loro l'ha fatta apposta? Cosa? Aspetta, non capisco. Di andare giù con la macchina, perché vedo dei poliziotti che erano proprio lì. Ah, sì, l'ho fatta apposta. Vedi? Tutto È tutto calcolato. calcolato. Tutto calcolato. Vabbè, comunque si è fatta anche notte, perfetto. Allora, Madonna, non riesco a salire. Lei è proprio tutto calcolato anche della notte. Sì, lo so, tutto calcolato, tutto calcolato. Vedi, come dicevo, tutto calcolato e siamo anche riusciti a salire su. Adesso io ti lascerò precisamente davanti alla casa di Nicchino. E, Ok, va bene. berrai la pozione e dovrai, come si dice, Ucciderli. ucciderlo, bravo, sì, scusa, sono un po', sai, pensando al piano sono un attimo uscito fuori di testa, cioè stavo pensando ad altre cose. Allora, mentre io ora parcheggerò qua, io invece dovrò andare, visto che ho seguito molto i movimenti di Retteo e quindi so dove nascondere la sua chiave per il suo castello. Adesso io entrerò dalla finestra, ma io voglio, visto che lui adesso è andato in vacanza, io voglio tenermi il suo castello per una cosa segreta, ok? Ok, va E, bene, bene, va bene. quindi uccidi Nicchino e io vado a cercare le chiavi. Ciao, ladron! Certo. Ci vediamo dopo. Ciao. A dopo. Ah, Desi, io direi di andare a letto. Senti che ne dici? Perché si è fatto molto tardi. Dai, andiamo a dormire. Che cavolo. Ah, un tantissimo sonno. Siamo stati svegli troppo tempo. Vabbè, vieni, vai, piccolina. Buonanotte. Ah, adesso chiudo la porta. Ah, spengo la luce. Ok. Buonanotte. Bene, piccolo Nicchino, ci rivediamo dopo tanto tempo. Beh, in realtà no, Cosa? sinceramente ti ho visto ieri da quando il professore mi ha Cosa? detto che te sei Giuseppe, giusto, di Cosa? secondo nome, Cosa? non mi potrai Questa rispondere, però voce? ovviamente sei te. Cos'è questa voce? Comunque, C'è oh, qualcuno? no. No, vabbè, tutta un'illusione mia. Sono troppo avvolto nei pensieri, meglio che vado a dormire. Bene, ora riaddormentati, magari, ora tanto non mi dovrebbe vedere, parlerai più piano, se no mi scoprio e stupido. Comunque, ora, il mio coltello forse si vede, ma forse si vede l'ascia struttuare, no, non penso. Penso sia invisibile anche lei, se la trucco, penso sia invisibile. Non lo so, vabbè, comunque non mi dovrebbe vedere anche, quindi ora darò un colpo secco e ti ucciderò, come avrei voluto fare tanto tempo fa, però non ho potuto fare. Ora Chi dunque sei? ti chiedo. Chi sei? Oh Chi sei? no, Via, via! No, me ne vado. via! Ma qua, Chi ci sei? sono passati. Chi Ciao, sei? arrivederci, Chi arrivederci. sei? Ciao, Chi ciao, ciao, sei? ciao, ciao, Chi ciao. sei? Cos'era quel tizio? Perché c'era un tizio in casa mia? Perché c'era un tizio in casa mia? Matteo, ha già teso ancora il coso per gli anziani, Madonna, stai lì giorno e notte. Perché c'era un tizio in casa mia?
brutto! No, 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 no. No, dai, non ci posso credere. Dai, no, ma perché mi entrano i tizi in casa? Eppure avevo chiuso, poi non ho visto nessuno. Di sicuro, allora non erano le illusioni miei quelle. C'era veramente qualcuno che parlava, ma come? Vabbè, lo scoprirò domattina, visto che ho ancora tanto sonno, quindi torno a dormire che è meglio. Perché, no, Daisy, non preoccuparti, non è successo niente, dormi, dormi. Oh mamma mia, è meglio, guarda, meglio lasciare stare. Ok, eccola qui, finalmente, lo sapevo che era qui, però, insomma. E vabbè, adesso che ho trovato la chiave, posso andare a vedere la stanza che era a 16 metri da me. Sì, questa qui. Sì, proprio questa. Ok, è un po' vuota la stanza 303, come l'ho soprannominata io. Però potrebbe andare per la mia stanza segreta. Perfetto, perfetto, diciamo il mio studio. Adesso andiamo a vedere un po' come se la cava la drone, visto che anche lui doveva fare una missione. Insomma, andiamo a vedere. Ok, la drone, sei qui? Signore, La signore, drone, professore, com'è andata? professore, Com'è andata? malissimo, Vabbè, malissimo. me lo So che racconti. questo non era progettato da lei, però la pozione non ha funzionato, questo non l'aveva Come? calcolato. Come la pozione non ha funzionato? Devo andare a fare due chiacchiere con quel mago. Vabbè, ora. Infatti, sarà stato sicuramente lui. Scusa, coronavirus. Vabbè, ok. Te intanto puoi tornare sopra la casa. Io devo andare a fare per forza queste due chiacchiere con quel mago. Devo Ok, andare vabbè. a parlargli perché è impossibile che la pozione non funzioni. Vabbè, vado. Ciao, ladron. Ciao. Quindi Nicchino è vivo, quindi? Purtroppo sì. Vabbè, sono pure ricascato in mare. Vabbè. Tutto calcolato per arrivare il più velocemente possibile qua. Ok, adesso prendiamo qua il pallone. E adesso vado a fare due chiacchiere con quel tipo. Mamma mia. Ok, mescola, mescola, crea la pozione. No, 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 no. Ok, ecco a te, Baile, la pozione per crescere, per rimanere volante. Allora. Salve professore, come sta? No, sto malissimo. Cosa hai da dire a tua discolpa per non aver fatto funzionare la mia cosa importantissima e per avermi dato una pozione tarocca? Ma perché, scusi? Cioè, scusa? Ma come perché, scusa? Io le ho mandato. Cioè, io ti ho mandato. Mi confondo. Io ti ho mandato la drone, che è il mio assistente, per farti dare una pozione di invisibilità. E la pozione non ha funzionato. Spiegami il perché. Beh, non è colpa mia se il tuo assistente è un po' imbranato, sa. No, no, non l'ho fatta funzionare lei, per lui, perché io, cioè, io l'ho preparata bene, l'ho provata pure sul mio cane e funzionava. Quindi le assicuro che non è colpa mia. Va bene, si starà a vedere. Comunque, me ne può dare un'altra? Sì, va bene, ce ne dovrei avere un'altra proprio qui. Ok, ecco a lei. Sì, grazie, grazie, grazie. Adesso però devo andare perché sa, devo rifare quella cosa importante, però stavolta la faccio io stesso, perché non posso dare nelle mani di un... Vabbè, lasciamo perdere, ciao. Va bene, ciao, ma si prende la camomilla uno di questi giorni, perché è un po' nervoso. Vabbè, insolito mio amico, professore. Ok, adesso sono al mare, finalmente alle Hawaii, qua si sta proprio bene, effettivamente i resti lo possono permettere, però è brutto stare da soli, il bello è che la piscina sarà anche privata ed è anche molto grande, però da soli è un po' brutto, dovevo invitare i miei nipoti, ne avrò circa 19, quindi magari almeno 3 li potevo invitare, magari, è che però me ne sono dimenticato che li avevo, quindi non li ho invitati, però anche qua da soli si sta bene, insomma, fare una nuotatina, anche se mi faccio male alle costole a nuotare. Però si sta anche bene qua su questo gommone della pizza con il mio ombrellino simile a quello della regina. Però vabbè, comunque sto bene, dai. Beh, il mio castello un po' mi manca, vabbè, ma starà bene il castello. Speriamo che però nessuno stia provando ad entrarci. Ma poi la lucchetta so bene, poi nessuno sa dove tengo la mia bellissima chiave dorata. Sicuramente nessuno lo saprà mai. Ok, ah, aspetta, ho preso un albero. Ok, allora vado a denunciare quella cosa alla polizia, così,
sono messo anche la mascherina così magari sono protetto da questo virus. Vado a denunciare questa cosa alla polizia così posso finalmente stare più tranquillo, ecco, perché magari trovano il ladro, cioè, insomma, sono più tranquillo se denuncio tutto alla polizia. Bene, adesso parcheggio e vado a denunciare. Ma non so se c'è ancora il ladro di il poliziotto, volevo dire, di tanto tempo fa, oppure ne hanno preso uno nuovo, insomma, andiamo a vedere.